Base qui Foxtrot Whisky Sierra. Abbiamo un sospetto pizza di Udine avvicinamento. Fai molta attenzione. Di che si tratta? È un CD molto giovane, piccolo. La decisione è tua, Fox Whisky Sierra. Procedi come meglio credi. Ciao a tutti e benvenuti al 39esimo episodio di Giochi Brutti. Negli ultimi episodi, negli ultimi tempi, abbiamo visto un po' troppi giochi free roaming, troppa libertà al giocatore, e quindi possiamo capire che era difficile produrre giochi in questa maniera con un open world tridimensionale. Quindi penso sia più facile creare un gioco, sì, in 3D, però dove il protagonista corre su un solo binario. Bene, per chi mastichi un pochino di programmazione di videogiochi sa benissimo che questa seconda soluzione è più facile per tutti, tranne che per la Team 6. Perché vi sembra di aver già sentito la Team 6 o Team 6 come l'ho chiamata le altre volte? Chiedetelo a Pizza Dude oppure a Motorbike Challenge. La storia dei videogiochi è costellata di giochi su binari, detti anche platform oppure giochi a scorrimento orizzontale, di grandissimo successo e di enorme interesse. Il primo che viene in mente ovviamente è Metal Slug, dato che il titolo di oggi è un titolo d'azione e tratta il tema della guerra. Quindi prendete di riferimento Metal Slug per fare il confronto con Alpha Zylon, che è il gioco di oggi. Oh tu, caro ragazzo che mi hai donato questo gioco in qualche fiera o me l'hai spedito. Grazie per non aver messo il tuo nome, quindi non posso ringraziarti, però sicuramente saprai che me l'hai mandato tu, primo per il gioco e secondo perché non mi è mai arrivato un mini CD. Premettendo che una perla del genere non la vedevo probabilmente da uno dei primi episodi di Giochi Brutti, andiamo a vedere, tutti insieme, di cosa tratta Alpha Zylon. Dal menu può sembrare un titolo da veri duri, con coltellaccio Bowie che spunta dal lago come uno squalo, proiettili calibro 50 sul braccio ed effetti speciali sullo sfondo. Una vera bomba. Sì. Però, anche qui, come accadeva anche in Pizza Dude, ogni volta che andremo a selezionare New Game, avremo una schermata nera, dove dovremo andare a cliccare a caso, sperando di prendere la cosa giusta. Ah, maledetta Team 6, non imparerete mai. Tra l'altro questo gioco è del 2008! 2008, ragazzi! Nello stesso anno sono usciti Fallout 3, GTA 4, Metal Gear Solid 4 e Mirror's Edge! No, per dirvi! Girando comunque per la rete, ho scoperto che questa schermata nera è un semplice seleziona livello tra tre livelli differenti. Da qui forse le proporzioni del mini CD. Ovviamente, cominciamo con quella che suppongo sia la 1, trovata con i suoni del mouse nel menu nascosto. Ovviamente si tratta di Medio Oriente, e ovviamente il tema caldo dal 2001 ad oggi è il classico gruppo di terroristi che sta cercando di procurarsi super armi biologiche, e il nostro obiettivo quale sarà? Esatto! Armati del nostro corpo e di solo un coltello, questa brutta copia di Action Man dovrebbe salvare la giornata. In soli 3 minuti. Cominciamo bene. Allora, logica di questo gioco 3D impostato come un platform 2D. Ora, perché diavolo dobbiamo saltare le mine quando di norma e di regola potremmo facilmente aggirare l'ostacolo per il deserto? Ma la domanda critica in questo gioco non è il fatto di aggirare gli oggetti, quanto saltarli. Il salto. Oddio, cominciamo a vedere la forma fisica del nostro mitico Action Man senza nome. Oltre a fare il ballo del delfino, o far l'amore con la sabbia, che dir si voglia, se solo dovessimo scegliere di camminare in avanti, cercando di rimanere abbassati, parentesi, tornerà molto utile nelle fasi successive di gioco, il salto è programmato non per effettuare un'elevazione e poi decidere dove muoverci una volta per aria, come accade nel 99% dei videogiochi, e nello specifico nel 99,9% dei platform. Tenetevelo a mente quando ci troveremo nei livelli successivi. E già i primi metri di gioco, prima che capisci questa piccola regola, cominciano a farti capire cosa subirai per il resto delle missioni. Perché ogni volta che schiopperemo, saremo costretti a vedere ogni stramaledetta volta tutta la spiegazione dell'operazione. Ma non soffermiamoci sui primi 10 metri, ma andiamo a vedere subito l'orrore che troveremo non appena li avremo superati, i primi 10 metri. Allora, spiegatemi. Cioè,
Io sto felicemente volando al di sopra di una roccia. La suddetta roccia, probabilmente fatta di bedrock di Minecraft, sarà sorvegliata da Abdul, che saggiamente ha ben pensato che in mezzo a un deserto, il posto migliore dove piazzare un calibro 50 fosse proprio lì. Ma noi, che non siamo da meno al confronto a questa testa illuminata di terrorista, non potremo fare tranquillamente un giro intorno al grosso masso di fianco, dato che il massimo che il paese ci ha donato per combattere il terrorismo è stato un coltellaccio copiato da quello di Rambo 1. E immaginate? Il povero Abdul, in preda al panico, non capisce che forse sarebbe il caso di alzare la mira se il tuo nemico si trova un po' più in alto della roccia a cui sta sparando. Aspettiamo che la raffica finisca e andiamo ad avvisare Abdul del suo errore. Però, nonostante abbiamo letteralmente scavalcato Abdul, quest'ultimo continuerà a ignorarci. Quindi lo puniremo con il coltello. Per scoprire subito dopo che, superando questo punto con la mitragliatrice e dirigendoci verso la base nemica, tutto d'un tratto, un americanissimo Hammer ci insegue per cercare di investirci. Hammer, tra l'altro, guidato da... nessuno. E che sarebbe il primo concreto pericolo di questo gioco. Sembra però che non voglia investirci veramente, perché quando starà per farlo, senza motivo, rallenterà. Senza contare il fatto che per evitare la suddetta Jeep sarà sufficiente premere D andando in avanti e basta. Tutto questo prima che si risolva su una mina anticarro. Grazie fuoco amico per avermi salvato la pelle. Siamo arrivati finalmente alla base. Ci sono i magazzini, ci sono gli aerei e ci sono altri terroristi incazzati come Abdul. Ora, io vi ho fatto vedere sul mio canale a che distanza è in grado di essere letale un Kalashnikov. Però, adesso, mi volete spiegare perché questi signori, con un fucile in mano, hanno bisogno di venirmi a un centimetro dal petto per poter cominciare a sparare? O sono estremamente miopi, o sono fan della morte. Non l'ho ancora capito. Sopravviveremo, tra le tante attività di questa giornata, anche a due bombardamenti, dove necessiteremo di un riparo all'interno di un bunker, dove tra una pippa e l'altra dovremo attendere che il casino si plachi, per poi andare ad accoltellare altri terroristi, evitare Hammer senza guidatore che cercano di farci la pelle, e mercati dove si passa dalle mele, banane, pesche, albicocche, agli AK-47 e ai lanciamissili. Poi, l'imprevisto totale passando davanti a un edificio. Cioè, lo avete riconosciuto? Quello è il logo della Repubblica Italiana. Allora, a questo punto le opzioni sono tre. A. Hanno preso uno stemma a caso e l'hanno appiccicato lì. B. Questo gioco è italiano e questo è un modo per fare ironia sull'Italia. C. È anche la più probabile. È una foto di un edificio statale, sicuramente utilizzata come texture in un altro gioco, che è stata presa e messa lì di prepotenza, fregandosene anche di rilievi presenti sul muro. Comincio a pensare che tutte queste case produttrici campino sui furti del materiale tra loro e loro. Una volta raggiunto il punto d'incontro, scopriremo che nel villaggio di Ubrakanatarai si stanno vendendo rarissime armi di distruzione di massa. Quindi abbiamo due obiettivi: uccidere tutti i terroristi che proveranno a comprarle e difendere i nostri compratori, perché ovviamente non è giusto che le armi devono averle in Medio Oriente, meglio che ce le abbiano gli americani. I nostri complici sono questi. Zombie, con il passo incerto e incappucciati, che avranno il compito di... gironzolare in piazza. Insomma, il compito loro vero è quello di fare difficoltà aggiuntiva. Magicamente, il gioco diventerà un FPS dove dovremo far fuori tutti i terroristi ed evitare di prendere i nostri alleati. Una palla pazzesca. Insomma, cecchini senza sapere dove si trova l'arma da coprire. Uno direbbe subito il camion o quelle casse lì, ma i terroristi vanno a caso. Forse stanno andando da quest'altro lato, ma qui non c'è niente. Eppure una folta schiera di omini prova a correre verso le bancarelle di frutta. Che abbiano tanta fame? Comunque, la dimostrazione che la frutta fa bene e fa diventare più forti ce lo dimostra il nostro terrorista di fiducia. Il terrorista immune agli headshot. È il soldato futuro, c***o. Casomai dovessimo fallire la missione perché non abbiamo preso tutti i terroristi, oppure se colpiremo uno dei nostri alleati, la reazione di Action Man sarà a dir poco esaltante. Ho ucciso uno dei miei alleati, Facepalm. Ho fatto vendere armi di distruzione di massa ai terroristi, Facepalm.
Non ho difeso Abdul. Facepalm. Insomma, troppi facepalm, troppe volte che non capivo cosa dovevo fare perché i terroristi dovevo farli fuori tutti e fallivo comunque la missione, mi sono rotto così tanto le balle che sono andato alla missione successiva. Nella missione numero 2, invece, saremo in Colombia, dove dovremo cercare di fermare il trafficante El Hochine e i suoi loschi traffici di cocaina. Quindi, sempre armati di coltello per far fuori le gua... Di nuovo tutto il video da capo. In questo livello ci sono le maledette trappole a terra che ti fregano se non le noti. Anche perché sono poco visibili, ma soprattutto, come abbiamo detto all'inizio, se si calcola male il salto... Madonna santa, che fastidio! A differenza dei terroristi del deserto, quelli della giungla riusciranno a vederci da distanza. Quindi, come ci suggerisce il gioco, dovremo nasconderci dietro i cespugli in maniera tale da non farci vedere. Ehi bello, ti piace il mio arnese? Se quelli di prima erano miopi, questi allora sono astigmatici. Comunque, la maggiore attrazione di questo safari a caccia di trafficanti di droga saranno gli ostaggi. Tutti vestiti di bianco, tutti che dicono... Please! 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 E poi, da parlare inglese, diventeranno tremendamente creepy una volta che li libereremo. Please! Semplicemente inquietanti. La parlata e il loro scappare attraverso i muri o addosso al nemico. Delle simpatiche teste vuote che prima ci chiedono di aiutarle in inglese e dopo potrebbero dirci qualsiasi tipo di cosa. Ah, vabbè, ora mi arruolo con l'ISIS e ti taglio la testa. Possono dirci qualsiasi cosa, ma a prescindere da ciò lo dicono in maniera molto simpatica, tutto sommato. Vabbè. E dopo la distruzione di un ponte, letteralmente a scoppio ritardato, con i suoni più adatti di sempre e con una spettacolarità pari a quella di un cane che si morde la coda, i tronchi d'albero che ti ammazzano e ti fanno rifare tutto da capo. Ma porca p***a! Concludiamo questa simpatica corsa d'ostacoli con i tronchi che a volte uccidono e a volte no, per giungere al luogo dove si trova il rifugio del nostro cartello della droga. Altro sparatutto in prima persona, altri cattivoni a cui sparare, e posto ideale dove trovarsi. In cima una torretta, in mezzo a un campo nemico, con il conto delle uccisioni che sale, che fa molto topper di Hot Shots quando fa fuori gli uomini di Saddam. Congratulazioni, hai finito la missione 2, con gli elicotteri finti appiccicati al cielo come calabroni di cartapesta immobili nella latura di plastica. Vabbè, la frase alla Vasco Brondi ci stava. Vediamo se riesci a fare la missione numero 3. Vabbè, e missione 3 sia. A questo giro, finalmente, abbiamo la pistola, a munizioni infinite. Non dovremo sparare agli uomini in bianco, e anche se li spareremo, non moriranno. I nemici, tutti uguali e simili al protagonista di San Andreas, vanno giù che un piacere. Ma anche no, dato che hanno una fisica tutta loro, e non cascano se si trovano sui bordi. Questo livello è un tripudio di ignoranza, compresi i mitraglieri che sparano solo in una direzione, tipo Abdul all'inizio. Ma a differenza di Abdul, potremo passare in mezzo alle raffiche senza problemi. Non ci faranno niente. Tutto filava liscio, le munizioni infinite, i nemici inconsistenti e poi... Ah. Ora, tu, dimmi come facevi a vedere che lì c'era uno stacco tra un palazzo e l'altro e soprattutto devi tenere sempre a mente la regola del salto, ossia che devi metterti a una certa distanza perché se salti quell'ultima cassa da vicino sei praticamente morto, devi fare qualche passettino indietro e poi saltare. Come ho potuto dimenticarmene? Sto gioco mi fa veramente rimpiangere pizza, dude. Ma guardalo! Guardalo! Anche gli stessi bug di Pizza Dude! I salti infiniti sotto la mappa! Ma che roba è? E immagino che ci sono così tante cose brutte da vedere che sicuramente non avrete neanche fatto caso che i nemici compaiono dal nulla di fronte a noi. L'avevamo dato per scontato per quanto marciume i nostri occhi stavano vedendo. E i nemici, una volta che ci avranno raggiunti, non sapranno cosa fare. Ehi amico, hai da cambiare 10 euro? Finalmente, dopo lunghe corse sui tetti, arriviamo da questo boss di quartiere. E per attirare la sua attenzione, dovremo, sapientemente, distruggere la sua auto con una mazza da baseball.
E come Street Fighter ci ha insegnato, se la colpisci sempre nello stesso punto, alla fine la distruggi tutta. E la fai anche buggare. Scena finale, scena madre. Altro scontro in stile FPS, dove stavolta avremo non solo dei nemici che ci vengono addosso, ma anche automobili, senza automobilista, da far saltare in aria con il lanciagranate. Strategia per newbie? Mettersi in un angolo, spammare granate i due ingressi vicini e sparare i nemici lontani. Una volta fatto questo, complimenti, hai appena finito la missione numero 3. Che ne dici se ci rigiochiamo la missione 1 e 2? Neanche morto! Giochi come Alpha Zylon sono proprio quelli che incarnano alla perfezione il vero titolo di gioco brutto. Non hanno carisma, sono fatti male, non ti danno sorpresa, come invece è successo in altri giochi, come l'episodio precedente con Pancrack e le sue avventure. È un gioco nato tanto per dover nascere, e non intrattiene neanche quelli come me, che amano svagarsi con titoli che nessuno mai giocherebbe. La Team 6, purtroppo, penso che nel suo parco giochi non abbia niente di peggio di Alpha Zylon. E se esiste, vi giuro che lo scoprirò. E in mente mia, a questo punto, tante belle visioni di come questo gioco lo avrebbero dovuto stroncare sul nascere. Base qui Foxtrot Whisky Sierra. Abbiamo un sospetto pizza di Udine avvicinamento. Foxtrot Whisky Sierra, ti ricevo. Non era già stato tagliuzzato il sospetto pizza di Udine? Pare che sia tipo risuscitato, non lo so. Fai molta attenzione. Pare che Pizza Dude abbia rilasciato uno dei suoi figli. Di che si tratta? È un CD molto giovane, piccolo. Che cosa faccio, base? La decisione è tua, Fox Whisky Sierra. Procedi come meglio credi. Perfetto. Dai, coraggio. Coraggio, Fraus. Concentrati. Base, bersaglio abbattuto. Ricevuto. Ottimo lavoro, Fox Whisky Sierra. Base, bersaglio abbattuto. E noi ci rivediamo al prossimo episodio di Giochi Brutti.